Al Rapisardi un'iniziativa dal titolo Un muro in adozione, ma di cosa si tratta? Allora, intanto il muro in adozione nasce perché questa palestra, come potete vedere, è un po' così in degrado. Tanti anni l'abbiamo sopportata, adesso abbiamo detto basta. Coloriamo, diamo un tocco di colore, ravviviamola, diamo un po' così valore a quello che abbiamo. È un progetto educativo, perché i ragazzi sanno di appartenere a una bella scuola e quindi c'è questo senso di appartenenza, teniamo bene le cose che abbiamo e stiamo ristrutturando. Come vede, questo è un cavallo, questo cavallo lo sto ristrutturando io insieme ai ragazzi, l'abbiamo sventrato e ora lo dobbiamo dipingere. Abbiamo sventrato anche delle vecchie panche che non erano più in uso, abbiamo fatto delle cornici perché davanti a queste cornici saranno messe questi bellissimi quadri. 19 sono i ragazzi che stanno partecipando a questo progetto e ognuno ha fatto un proprio disegno e dando a questo disegno un loro valore, un proprio valore, valore sportivo, perché siamo in palestra e quindi evidentemente loro hanno dato per ciascun disegno un contenuto che poi l'hanno fatto proprio. A cosa vi siete ispirati per questi elaborati? Allora, per l'ispirazione comunque libera, in un certo senso libera arte, perché l'ispirazione intanto deriva dallo sport, il tema è quello, però i professori ci hanno dato in un certo senso carta bianca di esprimere noi stessi anche nei nostri disegni, ovvero ogni ragazzo ha dipinto secondo la propria tecnica, secondo il proprio stile, non c'è stato imposto uno stile, siamo liberi in un certo senso di esprimere noi stessi nei nostri muri, perché comunque, appunto, come dico, sono i nostri muri, noi li viviamo, noi siamo ogni giorno qui, è la nostra scuola e noi facciamo qualcosa per renderla un po' più appetibile, un po' più bella anche ai nostri occhi, perché venire in una palestra in degrado è anche un po' cupo in un certo senso a guardarsi, andarsi ad allenare in un posto che in degrado non è il massimo. Ora con i nostri disegni andremo a coprire questi buchi e sopra questi buchi metteremo del colore per rendere anche un po' più vivace il momento di educazione fisica.